Salve a tutti ragazzi, io sono Bolt Player e benvenuti in questo nuovo video. Oggi commenterò il quarto trailer di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, uscito pochi giorni fa. È un trailer che non dura molto, però ci sono un sacco di novità. Direi già di iniziare. Questo trailer è un trailer incentrato principalmente sul competitivo dei due nuovi giochi Pokémon. Praticamente subito ci viene mostrato un nuovo Pokémon della regione di Paldea, ovvero Cyclizar, di tipo drago normale. Anche questo Pokémon, come due leggendari di Paldea, ha una ruota sul petto e una tipo di sella sulla schiena. Secondo me questo Pokémon potrebbe evolversi in Coraidon o in Miraidon. Dico questo perché ha qualche somiglianza con i due Pokémon, ma anche per la ruota che ha sul petto. Anche Cyclizar può essere cavalcato come Coraidon e Miraidon. E quindi in effetti questa teoria potrebbe essere vera. Devo ammettere che anche questo Pokémon mi piace davvero tantissimo. Il design è fantastico. Questo Pokémon ha anche una mossa tutta sua, chiamata Tagliacoda. Quando Cyclizar usa questa mossa, perde un po' dei suoi PS per creare un sostituto. Ma quando il sostituto viene creato, Cyclizar viene sostituito per mandare in campo un altro Pokémon. Questa mossa sembra non essere niente male, soprattutto nel competitivo. Successivamente ci viene mostrato un nuovo strumento che un Pokémon può ottenere durante una battaglia, ovvero la foglia carbone. In pratica questo strumento copia tutte le modifiche delle statistiche di un Pokémon avversario. Come esempio nel trailer ci viene mostrato una Azumarill che usa la mossa Panciamburo per aumentare il suo attacco contro un Titan con una foglia carbone in suo possesso. Quando l'attacco di Azumarill viene aumentato, la foglia carbone si attiva, copiando gli aumenti alle statistiche di Azumarill, e quindi anche l'attacco di Titan viene aumentato. A parere mio questo strumento è fantastico. Usato al meglio può dare un sacco di vantaggi. Poi ci viene di nuovo mostrata la meccanica della terra cristallizzazione, ma questa volta più approfondita. Nel trailer ci vengono fatti vedere un Colossal contro un Rotom Lavaggio. Il Colossal viene terra cristallizzato, con un terra tipo acqua, rendendolo di tipo acqua appunto. E successivamente Rotom usa l'attacco idropompa, facendo un danno non molto efficace su Colossal. Se non fosse stato per la terra cristallizzazione, Colossal avrebbe subito un danno super efficace, per via del suo tipo roccia fuoco, debole per 4 alle mosse di tipo acqua. Come ho già detto nello scorso video commento, questa meccanica mi piace davvero un casino. Si potranno coprire al meglio alcune debolezze di alcuni Pokémon. È fantastico. Un altro strumento rivelato nel trailer è un altro strumento che un Pokémon può ottenere durante la lotta, chiamato Dado Truccato. Questo strumento manda a segno più colpi con le mosse multicolpo. Nel trailer, come esempio, ci viene mostrato un Breloom, terra cristallizzato con un terra tipo erba, che possiede Dado Truccato, e che usa l'attacco semitraglia contro un Blissey, mandando a segno tutti e 5 i colpi, facendo un sacco di danno al Blissey. Anche questo strumento è fantastico. Ora molto probabilmente, grazie a questo strumento ci saranno molti giocatori con Pokémon con mosse multicolpo. Molto interessante a parere mio. Poi ci viene mostrato un Tyranitar terra cristallizzato, con un terra tipo spettro, contro un Gallade. Gallade cercherà di usare Zuffa, ma fallirà, visto che Tyranitar è diventato di tipo spettro, e le mosse di tipo lotta non hanno effetto sui Pokémon di tipo spettro. Ci viene fatta vedere una cosa che a me è piaciuta davvero tantissimo. Terra cristallizzando un Pokémon con un terra tipo spettro, il Pokémon diventerà di tipo spettro, e al Pokémon comparirà una corona con una raffigurazione dello spettro che si trova nella torre Pokémon di Lavandonia, quando ancora non si possiede la spettrosonda. Questo riferimento a parere mio è veramente fantastico. Sono felice che abbiano avuto questa idea, è semplicemente favolosa. Poi ci viene fatta vedere un'ultima cosa, ovvero una nuova mossa. Sempre questo Tyranitar userà la mossa Terra Scoppio, e il suo tipo cambia quando chi la usa è terra cristallizzato. Tipo questo Tyranitar terra cristallizzato, con il terra tipo spettro, potrà utilizzare la mossa Terra Scoppio, che sarà di tipo spettro. Se per esempio un Pikachu terra cristallizzato con un terra tipo volante userà la mossa Terra Scoppio, essa diventerà di tipo volante, e così via. A parere mio questa mossa è davvero fenomenale e serve veramente tantissimo con la terra cristallizzazione. Questa mossa potrà essere insegnata ai Pokémon, visto che sarà disponibile come MT, ovvero macchina tecnica. Il trailer di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto finisce così. Vi ricordo sempre che questo gioco uscirà in tutto il mondo il venerdì 18 novembre 2022 e si potrà avere un bonus di acquisto se si ordina questo gioco entro una certa data. Il bonus di acquisto è un Pikachu speciale, che normalmente non si può trovare nel gioco. È un Pikachu con la mossa volo ed è di terra tipo volante. Ok, per questo video è tutto. Fatemi sapere se questo quarto video commento vi è piaciuto, iscrivetevi, mettete like, condividete il video e commentate. E da Bolt Player è tutto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!